Inventato da Chris Jericho nel 2005, il Money in the Bank Ladder Match si è sin qui disputato per 19 volte. A contendersi la valigetta, per ora, sono stati 60 combattenti diversi, con Kane in cima alla classifica di presenze, con 7 partecipazioni e una vittoria. Il grande mostro mascherato è stato anche il wrestler ad usare il contratto titolato garantito con maggior rapidità, saziando le sue ambizioni 56 minuti dopo averlo fatto suo. Carmella è invece chi ha atteso più a lungo, prima di approfittare di un match titolato. Per lei, 287 giorni di pazienza, ricompensati ad aprile da un'inaspettata vittoria su Charlotte Flair. Il primo a fare sua la valigetta, in ordine temporale, è stato Edge, che nel palmarès può contare anche su una seconda affermazione in diretta, avendo strappato il prezioso oggetto a Mr. Kennedy, costringendolo a metterlo in gioco in una battaglia diretta nel maggio 2007. Alla luce di quel risultato, Kennedy è stato l'unico vincitore di un Money in the Bank che non ha utilizzato la possibilità iridata conseguita sul campo di battaglia. Ciò detto, CM Punk rimane l'unico conquistatore multiplo e tradizionale della valigetta, giacché se ne è impadronito back to back nel 2008 e nel 2009. Dei 19 incassi sin qui tentati, 16 sono andati a buon fine, regalando al possessore del Money in the Bank un titolo massimo. Oltre a Kennedy, che non si è nemmeno messo in gioco, coloro che hanno mancato l'appuntamento con la gloria sono John Cena, Damien Sandow e Baron Corbin. Per quanto riguarda l'incasso più famoso ed emozionante, sono in diversi a contendersi questa distinzione. Probabilmente il posto più alto del podio va a Seth Rollins, che si intromise nel main event di WrestleMania 31, lasciando a mani vuote sia Brock Lesnar che Roman Reigns. Volete un'altra statistica veloce? Va bene. Su 19 Money in the Bank, 12 sono stati vinti da Heel, i malvagi, e solo 7 dai Face, i buoni. Ma non è tutto. 4 volte il buono, che ha vinto la valigetta, ha cambiato indole morale, pur di avvalersene con profitto, passando nel campo dei cattivi. Potrebbe essere questo un indizio relativo a quanto accadrà quest'anno? Beh, per scoprirlo, vi aspetto in pay-per-view su Sky Prima Fila nella notte tra domenica 17 e lunedì 18, in quella che tecnicamente è la 1 del mattino.